Alla scomparsa di Pino Daniele ho ricevuto diversi email chiedendomi di fare una lezione tributo al suo grande genio musicale. E quindi in questa lezione adesso guarderemo a Quando, uno dei miei pezzi preferiti e sicuramente uno dei suoi più grandi successi. Partiamo dall'intro. L'intro iniziale del brano è basato su un arpeggio di Mi minore nona, questo qui, che non ha altro che il nostro Re minore spostato un tono in avanti con il primo dito indietro di un semitono. Ok, così invece di avere la terza minore abbiamo adesso la seconda. Quindi otteniamo questo riff qui. Poi andiamo su un intervallo di sesta, questo qui, suonato adesso sul quinto tasto, prima e terza corda, e ci aggiungiamo anche il basso, il midi basso. Poi andiamo su quest'altro intervallo di sesta, adesso siamo sempre prima e terza corda, ma adesso suoniamo il terzo e quarto tasto e in entrambi gli intervalli stiamo utilizzando anche la seconda corda a vuoto. E poi andiamo su questo altro intervallo di sesta che ci dà praticamente un accordo di Mi minore nona. Nel verso, come anche nel chorus, noteremo molto l'utilizzo di 2-5-1. Questa qui è una struttura molto tipica del jazz, ed infatti questa è stata una delle grandezze di Pino Daniele, il fatto di introdurre armonie molto complesse derivanti appunto dal jazz e introdurle nel mondo della musica popolare. Quindi andiamo a vedere adesso gli accordi, li suonerò prima tutti quanti assieme, quelli del verso, e poi te li mostrerò. Ok, stiamo praticamente utilizzando un accordo di La minore settima. Adesso puoi ovviamente fermare il video e guardare esattamente come lo sto suonando. Ogni teggiatura dell'accordo di La minore settima o degli altri accordi successivi va bene. Adesso per ragioni di tempo non mi soffermo qui a mostrarti ogni singola teggiatura. Quindi La minore settima, Re nona, Sol maggiore settima, poi con l'aggiunta della sesta, Fa diesis minore settima, poi abbiamo un Si settima, ritorniamo al lick, poi andiamo di nuovo alla minore settima, poi abbiamo questa diteggiatura di Re con il Fa diesis di basso, per andare su una Si minore settima, come vedi qui basta cambiare il basso e mi dà una Si minore settima, Mi settima, La minore settima e poi Do minore settima con la settima che è qui. E poi andiamo a risolvere su un Sol, dove ci faccio questo giochino con la seconda. Ok, adesso facciamo la stessa cosa per il chorus, prima suono tutti quanti gli accordi e poi ti mostrerò come poterli suonare. Mi raccomando, per ragioni di tempo in questa lezione gratuita non mi soffermerò sulle diteggiature che suono, quindi se non le conosci puoi benissimo fermare il video e guardare esattamente quello che faccio, oppure puoi utilizzare le diteggiature, anche quelle più semplici degli accordi. Se per esempio sto utilizzando un accordo di Re nona, puoi benissimo utilizzare un accordo di Re settima, quello semplice che conosciamo, se non conosci questi accordi più complessi, oppure ti viene più semplice suonare le diteggiature che già conosci. Nel chorus abbiamo questi accordi qui. Thank you.
dove abbiamo praticamente un accordo di Do, Sol con il Si di basso, La minore settima, poi abbiamo questo Re con il Fa diesis di basso, e poi andiamo su un Mi minore settima, questa intesatura qui sto utilizzando adesso, perché sto anche cercando di cambiare il meno note possibile. Quindi dal Re col Fa diesis di basso sono arrivato a questo Mi minore settima. Poi vado a un 2-5-1 in Do, quindi Re minore nona, Sol tredicesima, anche Sol settima, va benissimo. Do maggiore settima, di nuovo qualsiasi diteggiatura di questi accordi va benissimo. E poi abbiamo un Do diesis minore settima con la quinta bemolle, che è come il nostro Do diesis maggiore, settima con adesso spostiamo il basso in avanti in semitono. Fa diesis settima, Si minore, Mi settima, poi abbiamo La minore settima, Re col Fa diesis di basso e poi ritorniamo a risolvere sul nostro Sol. Questo è quanto per questa lezione. Mi raccomando, cortesemente clicca mi piace se hai trovato questa lezione interessante, lascia un bel commento e ci vediamo alla prossima.